Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Evo Live Focus. Stasera parliamo di due città che sono calcisticamente rivali, Brescia e Bergamo, che sono state messe a dura prova in questi ultimi mesi dal Covid. Tutti abbiamo visto la sofferenza, il dolore di queste due città, che sono stati anche un po' il dolore e la sofferenza di tutti noi. Due città bellissime, coraggiose, custodi di tanta storia, nominate nei giorni scorsi Capitali della cultura italiana per il 2023. Insomma, una sfida per guardare in avanti. Ne parliamo con Raffaello Teani, che è collegato da Bergamo, e invece, e Ciao, poi ci buonasera a dirà da tutti. dove. Ciao, buonasera, poi ci dirai dove sei perché vedo che sei in giro per la città. E invece dal lago, bellissimo lago di Garda, vedo Giorgio Ferrari, che è il nostro coordinatore di Brescia. Buonasera, Giorgio. Ciao, buonasera, ciao Patrizia, ciao Raffaella. Beh, dove siete intanto? Raffaello, dove Io sei? Ecco, sono nella cornice di Piazza Vecchia, in Città Alta. ci farai un excursus col telefonino, Eh eh? sì, dai, poi sono venuto qui apposta, così Perfetto. risparmio tempo nel raccontare quante cose ci sono da vedere. Questa è un'ottima idea. E invece dal bellissimo lago di Garda, Giorgio? Io credo si possa intuire, però sono a Salò, sul lago di Garda, e in una piazza dedicata a San Marco, che è stata una delle Venezia, è stata una delle dominatrici. E di Salò, e quindi gli abbiamo dedicato una statua con Leone di Venezia. Perfetto, Vediamo se riesco a bellissimo. inquadrarvelo. Ecco, Ah, bello, si vede bello, sullo bello, sfondo. bello, molto bello. Intanto partirei proprio da Giorgio. Giorgio, la rinascita dopo tanta sofferenza parte da qui, da questa nomina a capitali della cultura. È qualcosa di più che una semplice nomina, no? Guarda, noi siamo veramente orgogliosi di questa nomina. Può essere considerata anche una scelta simbolica, ma noi crediamo che sia una scelta che poteva essere fatta nonostante il Covid e la sofferenza di Brescia-Bergamo, perché abbiamo tantissime bellezze culturali da mettere in mostra e credo possa essere proprio anche un'occasione, se vuoi, di questi tempi, anche economica. Non solo di visibilità, ma anche di riorganizzazione del territorio e che possa dare uno sprint, una volata in questi anni per riuscire a recuperare dopo effettivamente il Covid. Le ultime notizie sono incoraggianti, possiamo dare alcuni dati, Sì. semplicemente a ieri i dati diciamo degli ospedalizzati erano intorno ai 140 persone, 140 persone. E di cui 13 in terapia intensiva. Ecco, quindi se ci ricordiamo gli ospedali che non potevano più accogliere le persone, ovviamente questi dati Ci fanno sorridere, rincuorano, ci certo. rincuorano. Ecco, questa è un po' la prospettiva. In tutta la Lombardia, lo sa bene anche Raffaello, sono ormai 3 giorni a ieri, sono dati di ieri perché purtroppo i dati non sono sempre aggiornati. Che non muore nessuno per Covid-19. Quindi anche questa piccola conquista, 3 giorni di fila, sembrerebbe una cosa pazza da dire, ma i dati sono questi, quindi sono positivi. Dobbiamo vedere un po' il bicchiere mezzo pieno senza abbassare la guardia. Ecco, questo è un invito che facciamo a tutti perché l'incognita è dietro l'angolo. Raffaello, invece com'è la situazione a Bergamo? Sai, come diceva Giorgio, è stato un periodo veramente difficile. Ci siamo trovati in mezzo all'occhio del ciclone ed è stata una prova durissima per tutti. Ognuno di noi ha pagato sulla propria pelle, con amici, parenti, nessuno qui ne è rimasto escluso. E oggi che si ricomincia a vedere, diciamo, questi dati positivi, che si incomincia a intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, sicuramente positivo, è comunque un'esperienza che ci ha segnato e ci ha segnato fortemente perché comunque uno degli aspetti penso peggiori di questa tragedia è stato il fatto che comunque chi se ne andava da solo e l'impotenza che ognuno di noi aveva era veramente fortissima. Chiaramente questa nomina a Capitali della Cultura con Brescia che ha condiviso con noi queste esperienze in maniera
molto forte, è sicuramente una proiezione sul futuro che ci fa ben sperare, che ci fa guardare avanti cercando di mettere dietro le spalle questa esperienza che sicuramente speriamo di non dover mai più rivivere e di poter solo raccontare come una brutta storia, insomma. Accidenti, abbiamo vissuto tutti i tempi veramente difficili che però, sarà difficile dimenticare. Sai, mi ha fatto effetto venendo qui a piedi, perché poi è una zona pedonalizzata, il centro di Città Alta, e mi ha fatto molto piacere di scoprire che si incominciano a sentire turisti di lingue diverse che camminano, chiedono informazioni, è un piccolo segno di normalità che comunque si intravede. Normalmente qui non riusciresti a stare, ci sarebbe una quantità di gente incredibile, invece è abbastanza tranquillo e non c'è molta gente. Giorgio, invece sul lago com'è la situazione turistica? Si è ripreso un po'? È un lago molto amato dai tedeschi, per esempio, quel lago di Garda. Noi abbiamo in maggioranza stranieri. Stavo orientando il telefono per farvi vedere le vie di passaggio, che anche qui sono decisamente sgombre e in questo periodo dell'anno non accade mai, ecco, se puoi vedere. Diciamo che la situazione non è tragica nel senso di una totale landa desolata. Il turismo è diventato più nostrano, diciamo lombardo e italiano in genere. In questo momento abbiamo pochissimi stranieri e quindi, parlando anche con gli albergatori, la situazione è molto difficile. Però se le cose continuano ad andare in questo modo c'è speranza, ecco. Mi dicono che le prenotazioni hanno ripreso ad arrivare, ma sempre in genere italiani. Questa è un po' la situazione attuale. Insomma, questa sarà un'estate di vacanze di prossimità, questo l'abbiamo capito, ed è giusto anche che noi ci godiamo il nostro bel paese, magari facciamo delle belle gite sul lago, scopriamo le belle città. Ecco, appunto, di belle città stiamo parlando, perché al di là del fatto che è un titolo meritato anche per un senso di vicinanza, di partecipazione, ma essere nominati capitale della cultura italiana, sono due città che sono veramente belle. Raffaello, insomma, fai un piccolo spot della tua città. Cosa dobbiamo visitare? Guarda, sicuramente le mura di Bergamo sono il simbolo della città, più famoso dal 2017, patrimonio UNESCO. Sicuramente la domanda che ti fanno più spesso quando dici sono di Bergamo, de Sura o de Sota, che è tipica domanda di chi vive in città alta e bassa, sicuramente città alta ha un sacco di scorci, di vie bellissime, ogni angolo riesce a trovare qualcosa da vedere, però Bergamo è anche una grande provincia che ha un altro sito UNESCO, ne abbiamo due in provincia, che è il villaggio industriale di Crespi, che è il primo villaggio industriale, molto bello, costruito dalla famiglia Crespi. Abbiamo tantissime cose anche sulle montagne che accomunano anche Brescia, abbiamo il lago di Iseo che è al confine, metà sponda bergamasca e metà bresciana, quindi diciamo abbiamo un sacco di cose che ci uniscono anche dal punto di vista turistico e sicuramente è anche una meta molto facile da raggiungere sia Bergamo che Brescia per chi viene da fuori, perché abbiamo il terzo aeroporto diciamo del paese, dove speriamo si riesca a arrivare un sacco di turisti, che è stato un grosso veicolo, diciamo, di arrivo per il turismo low cost, grazie alla presenza di molte compagnie che portano turisti e che hanno dato sicuramente grande lustro alla nostra città, alla nostra provincia, e soprattutto speriamo di poter ripartire proprio da qui, perché ovviamente Bergamo in questi ultimi mesi è stata famosa nel mondo per qualcosa di negativo, e questa opportunità credo che possa essere sicuramente un'opportunità positiva per far scoprire invece anche le bellezze che ci sono su questo territorio. Parlando poi di quello che hai appena detto, quell'immagine dei camion militari che uscivano dall'ospedale e andavano verso il cimitero, è un'immagine che rimarrà nel cuore e negli occhi di tutti noi a lungo. Che cos'è che il dolore? Ma si riesce a superare quel dolore? È un dolore che ancora si prova, io parlando lo sento ancora, è qualcosa di molto forte. Immagino per voi, mi ricordo, avevo parlato con gli altri coordinatori della zona e mi raccontavano durante il lockdown il silenzio, le ambulanze, cioè
sono delle cose che poi non si superano facilmente, o sbaglio? Guarda, ti devo dire che purtroppo è vero quello che ti hanno raccontato. Nei giorni più caldi di questa triste esperienza misuravamo l'andamento della situazione proprio così, ascoltando le ambulanze, dalla loro frequenza capivi cosa stava succedendo là fuori e dai rintocchi delle campane che era qualcuno che se n'era andato. Certo. Sicuramente mentre tu citavi quelle immagini avevo ancora la pelle d'oca, perché comunque averle vissute così vicine, per chi sai, abituati a vedere le scenari complicati alla televisione, vederli così lontani e invece vederli con i tuoi occhi qui vicino e sapere che c'erano anche delle persone che qualcuno di noi conosceva, è sicuramente un'immagine che speriamo di mettere presto negli archivi e di lasciare a chi verrà a visitare Bergamo e Brescia delle immagini sicuramente più piacevoli. Sicuramente quello che ha colpito è la dignità con cui è stato affrontato il dolore, la dignità di gente che è abituata a lavorare e a rimboccarsi le maniche, no Giorgio? Sì, tu sai che noi abbiamo una delle province con il PIL più alto di intere zone europee. Io volevo aggiungere a quello che diceva Raffaello una parola, perché l'esperienza che abbiamo vissuto si può racchiudere nella parola surreale. Ecco, è una delle parole che tra noi andava per la maggiore, cioè una situazione dove tu camminavi per strada, per lavoro, per qualsiasi modo e avevi questa sensazione di essere in una sceneggiatura, ecco, non di vivere una situazione reale. E ti posso garantire che appunto le conversazioni fra noi ricorreva spesso, ecco, quindi chiudiamo questa parentesi e guardiamo al futuro, perché tornano in mente tanti ricordi. Io mi scuso già con i miei conterranei, con i bresciani, perché dovendo fare così sintesi di tutto quello che c'è a Brescia, mi sono trovato veramente in difficoltà. Quindi provo a partire da un monumento, da un sito da visitare che è il Vittoriale degli Italiani. Tutti lo ricordano perché è stata l'ultima dimora di D'Annunzio ed è qui a pochi chilometri da Salò e ci sono intere scolaresche che arrivano a visitarlo da tutta Italia. Ecco, quindi già mi auguro che questa Brescia-Bergamo capitale della cultura comprenda e faccia vedere bene anche la provincia, perché Brescia col suo castello, con la Brescia Underground, dove ci sono antichi fiumi, rogge, canali sotterranei, è bellissima. Come dicevamo, è anche patrimonio dell'umanità tutta la Brescia archeologica, è monumentale, quindi già di per sé ha un grande valore. Però la provincia va valorizzata. Ti do solo dei dati. È stato il primo sito UNESCO, lo troviamo in Val Camonica, è chiamata la Valle dei Segni. Ci sono delle incisioni rupestri che ormai sono 41 anni che è stata nominata primo sito UNESCO, quindi già questo la dice lunga. Abbiamo insieme a Bergamo il Parco dell'Olio, poi ci sono tutte quei percorsi enogastronomici come per esempio il Bagos, che è un formaggio fatto a Bagolino in Valsabbia. Abbiamo tutta la produzione di vini. Francia Corta. La Francia Corta è famosissima. Poi abbiamo dei siti particolari come il Duomo di Montichiari o il Castello di Padernello nella Bassa Bresciana. Quindi faccio veramente fatica a citare solo, oppure tutti ormai in Italia e credo nel mondo conoscono Montisola. Se vi ricordate nel 2016 con l'installazione di Cristò nel lago di Iseo, c'è questa isola all'interno del lago dove è stata fatta questa installazione e quindi poi è diventata famosa in tutto il mondo, per non parlare dell'isola del Garda. Ci sono veramente il castello di Sirmione. Patrizia, fermami perché potrei non finire mai. Sono zone sia Bergamo che Brescia ricchissime di qualsiasi cosa, hanno dei bei laghi, cioè sono i laghi, c'è il cibo buono,
la gente La montagna simpatica, col Maniva. la montagna, la gente accogliente e simpatica, no? Ma Ti diamo da te sei bere e da mangiare, da mangiare, tipici. ebbene, devo dire. Ma Raffaello, per esempio, ha parlato Giorgio di valorizzare i territori. Cosa si deve fare per valorizzare i territori? Ma Su cosa bisognerebbe puntare? un po' l'idea che ha portato a candidare congiuntamente Bergamo e Brescia nel manifesto, nell'idea di presentazione, c'era questo concetto di cultura non solo in maniera tradizionale, come abbiamo imparato a conoscerla, ma una cultura in senso molto più esteso, che volesse andare a coinvolgere tutto il mondo, diciamo, della comunità bergamasca. Oh, abbiamo perso Raffaello. Eccolo. Eccolo, Raffaello. Ci siamo bloccati. E allora, Giorgio, lo chiedo a te, Dimmi. cosa... Ecco, ah no, Raffaello, vai, ci siamo un attimo, ti abbiamo perso. Scusate, stavo dicendo, c'è questo concetto, diciamo, di cultura esteso anche alle aziende che non vogliono essere viste soltanto come un erogatore, ma una parte attiva di questo percorso che porterà, diciamo, a costruire un concetto esteso, come diceva bene Giorgio prima, anche sui percorsi enogastronomici, il fatto che diventi una grande opportunità per metterci in vetrina, ma anche una grande opportunità per far ripartire tutta l'economia del nostro territorio, che avete visto sicuramente l'operosità, la generosità, anche le immagini belle da un certo punto di vista della solidarietà degli alpini che c'erano insieme ai tifosi dell'Atalanta, che costruivano l'ospedale in 7 giorni alla faccia dei cinesi, con una velocità e soprattutto in maniera assolutamente volontaria e gratuita. È stato un esempio della sintesi di quello che sono le nostre comunità, ovvero quando c'è un problema lo si affronta così, con la cultura della comunità, ovvero dove ci si mette tutti insieme, si fa quello che serve per cercare di dare una soluzione, per cercare di dare una risposta agli altri concittadini che magari ne hanno bisogno. L'abbiamo imparato a vedere in tantissime occasioni e questo credo sia uno degli elementi che accomuna Bergamo e Brescia, oltre al fatto che siamo stati insieme sotto la Repubblica di Venezia e tantissime altre cose. Faccio anche outing. Io la mia prima gita scolastica l'ho fatta al Parco di Nacquane, che è proprio il Ah, parco che si diceva prima delle incisioni rupestri in Val Camonica. E poi trascorro le mie vacanze estive almeno una settimana tutti gli anni da quando sono ragazzo a Toscolano Maderno, che è il pa 2 paesi dopo dove dove si trova Giorgio. adesso Dove sono Giorgio? io? Senti Giorgio, io lo chiederei anche a te, come si valorizza il territorio? Cosa si deve fare? Ma guarda, qui vorrei entrare un po' anche nello specifico di Italia Viva Brescia, perché abbiamo provato a dedicare il cantiere di futuro, cultura e bellezza, per cercare di portare avanti delle proposte in questo triennio mirate proprio a rispondere a questa tua domanda, a come si riesce a valorizzare il territorio, sia da un punto di vista di visibilità, sia da un punto di vista economico, cioè riuscire a sfruttare questa visibilità per portare ricchezza nelle nostre province, perché farlo a Brescia non è facile da nessuna parte, ma è sicuramente molto più facile che non arrivare nelle periferie diciamo, nelle zone dove se tu non sei bravo a sfruttare alcune diciamo, peculiarità del territorio, il territorio non avviene. Abbiamo molti sindaci anche di piccoli comuni che sono stati bravi. Per esempio, mi piace citare Barbariga, dove sono partiti con i casoncelli e cose simili e sono riusciti praticamente a imporsi addirittura a livello provinciale e regionale. Quindi adesso sono famosi, mettiamola in questa maniera. Quindi noi come Italia Viva e come Italia Viva Brescia cercheremo insieme anche poi a Bergamo, perché ci sono più cose che ci legano di quelle che ci dividono. Se togliamo il calcio, e so che tanti amici all'ascolto Ecco. mi daranno contro, ma se dovessimo per un minuto estranearci dal mondo calcistico, ci sono più cose che ci accomunano, la grande capacità di avere associazioni, di volontariato, l'operosità, la
il territorio, perché siamo poi confinanti, quindi tanto territorio lo abbiamo in comune ed è anche molto simile, quindi ci sono più cose che ci accomunano, e quindi direi che anche l'attività politica deve andare in questo senso. Quindi noi stiamo cercando di lavorare per capire come valorizzare i territori. Raffaello, insomma, ne ha parlato Giorgio, come la mettiamo con la rivalità calcistica? Ma ti dirò che durante questa esperienza siamo riusciti ad andare d'accordo, perché una mattina è apparso lungo una strada una bellissima immagine che è un po' diventata anche il simbolo della candidatura a Capitali della Cultura, che erano i due simboli delle due squadre abbracciati, la Dea e la Leonessa, e quindi che messo dai tifosi delle due squadre, e questa è la dimostrazione che quando si è in difficoltà nessuno si salva da solo, quindi si è riusciti ad andare oltre anche a queste rivalità storiche, sane ovviamente, però forza Atalanta. Cioè, ci provi non posso ancora, non dire forza Brescia. Che se volete vedere la Champions dovete venire a vedere l'Atalanta, ragazzi. Su questo hai ragione. Vabbè, aspettiamo che Brescia, insomma, arrivi ad altri livelli. Intanto grazie Raffaello, grazie Giorgio, un abbraccio a tutti i vostri concittadini e concittadine. Sono stati tempi duri, ci hanno lasciato tanto dolore. Le vittime non vanno dimenticate mai, ma guardiamo avanti con fiducia e speranza. In bocca al lupo a tutti voi, verremo a visitarvi presto, perché insomma di cose belle da vedere ce l'avete raccontato, vale la pena, insomma, di venire per vederle. E grazie anche a chi ci ha seguito fino qui e buona serata, a presto. Grazie a voi, grazie a tutti. Presto, spero.